Chi? Che cosa è Dio? What is God? Dio onnipotente è il potere assoluto. The Almighty God is the absolute power. That is that who has no limits, no determinations. Nessuna determinazione. Questa mancanza di determinazioni in realtà appare. This lacking of determinations really appears like all that is equal and contrary one. Si mostra nella forma del nostro mondo binario. It shows itself in the form of our binary world and of our binary existence. Chi crede di essere uno scienziato e nega l'esistenza del potere assoluto? He who believes to be a scientist and denies the existence of the absolute power is contradictory. In fact, two opposites, like plus one and minus one, are zero. They are an indetermination. Sono una indeterminazione complessa, come azione e reazione, in cui they are a complex indetermination, like action and reaction. In which the center is motionless. Un complesso che sembra esistere dal momento che noi stiamo posponendo i due tempi della loro percezione. La conseguenza è la forma di un'onda. It has by consequence the form of one onda wave containing the two opposites of up and down. Lo zero bilancia e lo bilancia in due modi, in due metà. The zero balance happens in two different halves, so that we cannot affirm that it doesn't exist. Che non c'è nel complesso, ma che ciò che esiste nel modo complesso c'è simultaneo. But that which exists in this complex way happens simultaneously. It is the truth. Una presenza simultanea. Ma al contrario, in ogni onda, l'alto e il basso on the contrary, si mostrano come wave, una sequenza. It's up and down appears in a real sequence. Come mai? Why? That which is truly simultaneous appears in its real sequence. Dobbiamo in verità porcela questa domanda, che è molto importante. We must truly pose this important Io ripeto question. Questa importante questione. Perché ciò che I è simultaneo in realtà really noi non lo vediamo simultaneous. Simultaneo? La soluzione è questa. Nella nostra natura gli opposti esistono con il segno più and minus. Mentre più uno meno uno fa zero, più uno moltiplicato plus per one, meno uno gets determina zero, il meno plus uno. Multiplied by minus l'interazione one simultanea gets positiva one. O negativa. The simultaneous interaction positive negative puts minus one as previous. Questa semplice regola algebrica è la reale causa del nostro mettere come primo il valore negativo meno uno. Questo è un errore reale che noi correggeremo attraverso ben due vite. This is a real mistake that we'll correct through two lives put in sequence. In questa prima, fino alla sua morte, noi in this life, until her percepiremo death, we will perceive always the negative before of the positive. Dopo la morte, noi cominceremo a percepire il positivo prima del negativo. Questa inversione di precedenza, will put our life in his in real verità going semplice, back. Metterà la nostra vita
nel suo reale ritorno all'origine. Questa infatti è la differenza che esiste tra lo spazio e il tempo. Nello spazio noi vediamo possibile andare e tornare sulla stessa linea. Nel tempo dell'universo, la stessa parola dice con uni che ora esiste solo. La direzione del verso negativo del tempo riporterà al primo momento dopo il momento della morte. Possiamo essere certi perché la nostra percezione positiva è la conseguenza del negativo che c'è oggi nella vita. Il risultato meno uno tra azione e reazione è percepito attraverso la reazione al meno uno che viene prima. Significa che noi stiamo andando verso la morte solo poiché noi stiamo ritornando da quel punto di inversione. Questo ritorno non è una folle teoria di epistemologia del sottoscritto Romano Deo. È invece una verità importantissima. Noi stiamo veramente in una condizione già ora di resurrezione da quel punto mortale. We are already resurrected from that death point. Romano is a genius. In ciò è un genio. Vedete, il genio più grande non è chi è capace di accorgersi di chissà che, ma colui che è in grado di notare tutto quello che gli uomini, gli altri uomini, anche gli scienziati, vedono, ma non capiscono per niente. Noi siamo già resuscitati e il sottoscritto Romano Amodeo è propriamente chi, dicendovelo, ha in sostanza resuscitato ogni uomo, non facendo miracoli. Not by making miracles, but with the simple absolute truth of the two lives simultaneously existent. Che esistono simultaneamente. Infatti, il bilanciamento di una unica onda accade in quattro quarti. Ci sono due cicli con la forma reale di due cerchi vicini uno all'altro, come il segno dell'occhio, il segno dell'infinito quando è collocato così. Il primo cerchio gira in senso orario, allora il secondo gira in senso antiorario. In ogni circonferenza il punto A va al punto opposto B, mentre B simultaneamente ritorna in A. Non c'è prima A che va a B e dopo B che va a A. Il movimento è simultaneo. Ma noi invece percepiamo ogni mezza circonferenza attraverso quella opposta. But we perceive every half circumference la situazione reale, quella vera, è che questa mezza
circonferenza che noi non vediamo al momento perché vediamo un'onda, questa mezza sarà percepita solo alla fine della vita di ritorno, se questa è la prima circonferenza. Nell'esistenza binaria ci sono due cerchi che girano in maniera inversa, come se fossero ingranati uno dentro l'altro, da ingranaggi. Il secondo non è il primo, ma è la sua conseguenza, giacché mostra sempre la parte opposta dell'onda. Così noi percepiamo l'alto dell'onda, che sembra di venire quella bassa. Ma non è vero. Infatti l'onda è realmente avanzata, passando dal suo alto al suo basso. Questa onda esiste occupando sia spazio sia tempo. This wave exists, in tal modo as the occupando spazio-tempo, avanzando come la consonante S, però messa in orizzontale, è una metà going on as the consonant S, della forma del che è il segno dell'infinito. La parte opposta, questa, sarà vista alla fine. Ora, se voi immaginate la vita come questi cerchi, ingranati tutti uno dentro l'altro, appena il primo gira, girano tutti. Non ci sono differenze di tempi di giro tra il primo quando parte, perché immediatamente gira il primo, gira anche l'ultimo. Ma la situazione è diversa per un punto che fa parte di questa mezza circonferenza. Questo punto qui, per arrivare da qui fino al punto opposto B, ci mette tempo. Infatti, in mezza circonferenza ci sono due quarti di piena rotazione. Ci sono due tempi quarti. E il risultato reale è che il punto A arriva al punto opposto B non in un tempo solo, ma in due tempi. E così, per arrivare dal primo cerchio fino all'ultimo, quello della morte, occorre il tempo reale di un'intera vita. Poi in fondo succederà che non esiste un'altra possibilità di comunicarsi ancora. E allora l'onda ritorna indietro. Insomma, noi, per essere in grado di percepire quello che già adesso c'è, cioè questa parte che serve per vedere la parte alta dell'onda, abbiamo bisogno di andare fino in fondo e di ritornare. Così, tutta la vita è in verità proprio come un film. Il primo fotogramma sembra diventare il secondo, ma andando avanti così fino alla fine sembra che il bambino diventa un vecchio. Ma non è vero, questa è solo l'immagine apparente di un cinema film, di una realtà in divenire. Ma non è vero, restano sempre tutti i fotogrammi. Infatti, dopo questa visione, noi vedremo il film realmente ritornare al suo principio
che questa visione inversa comincerà nel momento in cui raggiungeremo la pienezza della nostra vita nel punto della morte. In conclusione, c'è un Dio onnipotente ed è l'assoluto. È un ente così libero che può esistere in due modi diversi. Può esistere in potenza e può esistere in atto, nell'atto di un bene apparente. Per esistere in potenza bisogna che questo ente assoluto abbia una forma di esistenza potenziale. Per essere in azione, in atto, significa che l'assoluto deve avere la reale vita apparente nel tempo di un visibile e apparente divenire. L'assoluto prende un segno di valore matematico, assumendo il numero 1 come il valore dello 0 assoluto. È uno 0 collocato sulla base 10. Nella situazione dell'esistenza nel tempo, 10 e un decimo sono due opposte unità assolute, parti dell'assoluto nella forma del suo esistere in atto. Pertanto 1, 10 e decimo sono la trinità di cui Gesù, riferendola alla Trinità di Dio. Essendo questo Dio assoluto, ogni realtà è in relazione perfetta con l'assoluto. Ogni uomo è riferito al suo corrispondente perfetto, il quale è così perfetto che usa per rispondere il suo stesso linguaggio. Così Dio è l'immagine del nostro bisogno assoluto dell'anima ed è il vero e reale sistema operativo che è la soluzione anche di ogni bisogno. Essendo un ente assoluto, Dio è assieme la causa e il suo effetto. Il Padre e suo Figlio. Ma non in un modo illusivo. No, è la vera e propria causa reale, assoluta di noi. Noi come reali figli di questo Dio, tanto che creatore e creatura, sono una cosa sola, come l'uovo e la gallina. Uno implica l'altro. Così noi dobbiamo assumere più rispetto per il nostro essere. E la scienza deve essere più coerente con il suo terzo principio dinamico, chiamato di azione e reazione. La scienza non deve credere nell'esistenza oggettiva dell'universo. The science may not believe in the existence of the objective universe made of matter. Ben sapendo dell'esistenza dell'antimateria, che è l'opposto esatto della materia. Well known of the existence of the antimatter, the opposite of the matter, the spirit. Dove ogni cosa sembra avere la forza e la sua capacità di agire, e c'è
anche l'azione dello spirito umano, la scienza deve assolutamente non negare l'esistenza della causa assoluta di tutto ciò. È proprio nella forma interattiva al nostro esistere spirituale.